L'euro funziona, sì o no? No. No, ok. Questo è chiaro. Quali sono le ragioni? Vede, quando hanno creato l'euro, hanno praticamente sottratto due degli strumenti più importanti di aggiustamento. Quando per esempio c'è uno shock economico, bisogna aggiustare l'economia, hanno sottratto il tasso di interesse e quello di cambio, però non hanno sostituito nulla e quindi ancor peggio hanno legato le mani dell'Europa e tutti questi problemi, non si può avere un deficit superiore al 3% oppure un indebitamento superiore al 6% del PIL. Bene, quei numeri sono stati inventati, non sono basati sulla scienza economica. Che conseguenze ha? Le conseguenze sono che quando l'euro è stato creato per promuovere la prosperità, il benessere, la convergenza, ebbene tutto questo avrebbe poi portato insieme ancora più unite i paesi d'Europa, ebbene è stato invece il contrario, stagnazione, divergenza, i più ricchi si sono arricchiti, i poveri si sono impoveriti e il risultato di tutto questo...